42. Salve a tutti, sì, soldato TK7634 rapporto, questo è il mio video diario. Allora, adesso mi devo sfogare perché non ne posso più, scusate, mi tolgo. No, veramente, la vita del soldato imperiale è una maletta, ma è una maletta che non se ne può più. Poi io che ho anche l'animo gentile, in mezzo a tutti sti convintoni che si credono di essere... Noi siamo l'impero, my lord, signor imperatore, ma cosiamo così, come siete convinti, ma basta, tutta sta grigiezza, ma divertiamoci un po', ma porca, vabbè, allora, sentite un po', adesso io sono qui, no, sono qui sul carciofo viola, sì. Sì, lo so, è uno Star Destroyer, ma si chiama Carciofo Viola. Ma quei fenomeni degli imperiali non è che dicono sono imbarcato sul Carciofo Viola. Ok, Carciofo Viola, ma ci crederai? Ma... Allora, sono imbarcato sullo Star Destroyer. No, si chiama Carciofo Viola, ha un nome. E sapete chi è il macchinista principale? Flavio Bollelli, Bollelli di Bizzuno, capito? Flavio Bollelli fa il macchinista ed è un schianto morone della Madonna. Però, capito, nessuno dice che Flavio Bollelli fa il macchinista dello Star Destroyer. Lo Star Destroyer dell'impero Galatmo, dietro tutta questa convinzione c'è un sacco di sfigati, mai compreso, capito? Allora, adesso c'è questa missione, andiamo in missione, forse tutti, via, e tutti appena arrivi il salamandrone nero, quello altissimo, quello che sembra, cosa sembra? Che sembra uno con una campana in testa, quel coso nero lì schifoso, come si chiama? La morte nera, come si chiama la morte nera? Non mi ricordo mai come la chiamo. Allora lui, capito, e cosa fa lui? Lui ti fa sentire in colpa perché una volta ha avuto un incidente, capito, e gli si è incastrata la cialda dell'anespresso nella gola, allora dopo un giorno va, cerchi sempre di fare il caffè, ma non ce la fa, è inutile. E allora per farci il ricordo, ogni volta che arriva a fare il fenomeno fa, e noi dormiamo pure, ma non diceva pure, perché sono male. E poi io so una roba, che adesso io, se te mi ascolti, se lo mandrò in nero, ascolta bene questa cosa, io so come ti chiami veramente, sì, sai che mi, Ani, dai, ma fai il fenomeno lì con quel secchio in testa, capito? Perché adesso noi siamo stanchi, io sono il più stanco di tutti, e questa missione io te lo metto dietro, sai perché te lo metto? Perché io con questa missione, adesso io faccio il fenomeno, vengo qui, no? Poi, posto qua, ecco, a trovare da dire con la gente in macchina, ci ha superato un cretino al semaforo, un tipo con una strada che sembra un martello, e ci ha superato, fatto il fenomeno, no? Allora il pilota gli ha detto che anche lui si chiama Sauro Bunni di Sant'Agata, l'ha visto, allora ha messo la quinta e gli ha dato dietro, e gli sta sparando, gli sta sparando i gran blast, adesso secondo me l'hanno preso, ed è, sì? No, ma sì, in quella macchina lì, ci sono i piani? No, ci sono i piani della stazione di servizio? Quel pallone? Oh, figlia, che culo incredibile! C'è il tipo che si è superato, c'è il piano del pallone. Il pallone è una stazione di servizio da fenomeni che dicono: noi abbiamo il pallone! Noi abbiamo il pallone, capito? Che ci siamo un cazzo, vabbè. Comunque sì. Allora, torniamo alla missione. Adesso, ancora Edmar, così mi infilo. Cosa facciamo? Adesso entriamo tutti in baracca, ma tanto, diciamoci la verità. Non prendiamo in una calcia, cioè io non ne ho mezzo a sparare, non ho mai sparato. Se mi dai una fionda, me lo danno, ne tiro negli occhi, me lo tiro. E poi ci abbiamo Fabio Bannoni, Werther Dussi e Wilmer Fabbri. Allora, quei tre lì, sai cosa facevano a casa? Andavano a raccogliere i finocchi e le carote, capito? E poi hanno detto, andiamo in un bere che fa figo, così andiamo al bar e facciamo il fenomeno, scendo l'imperiale e cucchiamo di brutto. No, e gli ha detto, volete entrare in bere? Sì, siete dentro, beh, non ci fate neanche sparare al polito. No, figata, tenete due fucili, andiamo alla chat, ma sfigata, entrano e non prendono una casa. Però io che sono più furbo, perché di là ci sono i ciclisti, quelli che fanno velocità, che devono combattere velocissimi, che hanno il casco da velocità,
tavole bianche. Io entro dentro il salamandrone nero che entra, che fa il fenomeno, fa il fenomeno, io sono il fenomeno. Entro dietro, che già un salamandrone non mi copre, e poi nel momento giusto, cosa faccio? Mi infilo dentro uno dei cusci di salvataggio, scappo da quell'ambardata, da quegli slap e pacone, da quei fulminatori che dava un po' di tranquillità, ma vi fermate, diciamo una partita maggiore, o due parti scopo, qui siamo a posto, inutile sempre praticare. Comunque, beh, prendo il coso e scappo a Tatooine. Sì, perché casualmente mi si andava verso Tatooine. Ve lo dico io perché si andava a Tatooine. Perché loro vogliono andare al cavo, vogliono andare a fare i fenomeni, salutare Tatooine, capito? Ma state attenti che fare i fenomeni, poi non pagano. Comunque sì, io prendo il primo coso di salvataggio, no? Mi sparo, ma sapete perché? Perché a Tatooine c'è un party della Madonna, Sì, a Cartoomix, dentro Tatooine c'è Milano, dentro Milano c'è il Cartoomix. Il Cartoomix è un festival dove c'è un sacco di cosplay, tutte raffa, fumetti, gadget, guarda che... E c'è lo stand dei miei amici, quelli della 501esima Metallica Garrison e della Rebel Legion, che hanno fatto i fenomeni, hanno ricreato un po' l'atmosfera sabbiosa, così, dove c'è il caldo, dove la gente alla fine si toglie i vestiti, si vede un po' di pelle, che quando cazzo si vede solo lo schermo, tutto sto nero, tutto sto bianco, tutto sto grigio, sta tristezza, tutta sta gente che si mette sul serio. No, perché là si fa della baracca, musica rock, musica metal, baracca dalla mattina alla sera, c'è un sacco di gente, facciamo un sacco di balotta e vado lì a salutare tutti i ragazzi. Allora, se volete, io probabilmente ci vado, se riesco, adesso se non mi danno una savranata prima nel guscio, ma magari no, insomma, passo, il 13, 14, 15 di marzo a Cartoons, 13, 14, 15 di marzo a Cartoomix, 501esimo Italia Garris, Vigliacca, poi mi si impastona tutto perché non vedo l'ora di andarci, capito? Sì, va bene, arrivo. Sì, andiamo a combattere, forza, viva l'impero. Adesso fa la scenetta, perché sennò non esco mica. Allora, un secondo! Wilmer, arrivo, dai un attimo, c'ho il blaster e arrivo subito. Allora, 13, 14, 15 marzo, Cartoonix, stand 501esimo Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base. Sì, mi raccomando, forza l'impero, che la forza sia... Ho detto una canocchia, ho detto... Vabbè, senti, metti il casco e vado a fare della balotta. Andiamo a tentare di prendere in una casa, va, che magari lì è grande.